Il pallone è pronto per essere calciato e siamo pronti anche noi per vivere assieme a voi questa partita, questa finale della Coppa Intercontinentale. E si inizia con Samaniego, che scambia con Amarillian, goffo colpo di tacco e la palla che arriva a Gullit, che scambia subito con Toscotti. Ecco che non si sposta Monson. Carbone che ha ricevuto, ha scambiato, uno di ancora Carbone in cross, attenzione, un colpo di testa e la palla che passa attraverso l'area di rigore. Sono ben tre giocatori del Milan, Maldini, Gullit e Rijkaard, che avrebbero potuto incornare, ma nessuno è riuscito ad effettuare la deviazione buona. Il cross, vedete che c'è un primo, un secondo e un terzo giocatore del Milan che potrebbero tentare l'incornata, la deviazione, ma nessuno riesce ad arrivare sulla palla, forse a causa, avete visto, della deviazione, della leggerissima deviazione di Paolo Maldini. Gullit prova lo scambio con Rijkaard, 1-2 c'è, Gullit ancora sulla palla, prova il cross, palla avete visto che è stata bloccata, di solo Van Basten, la conclusione di Van Basten deviata proprio all'ultimo momento. È calcio d'angolo ancora, è ancora pericolosamente il Milan, ma l'arbitro, vedete, non assegna il corner, un corner che era nettissimo. Rivediamo l'azione, vedete Gullit, ecco Rijkaard, Van Basten, tira Van Basten e c'è proprio il piede del giocatore Guash, ancora Rijkaard, Van Basten alle prese con Ramirez, Van Basten può puntarlo, la palla sulla sinistra però con Maldini, attenzione Maldini, viene messo giù in area e l'arbitro dice che si tratta soltanto di calcio di rinvio. A terra Maldini dolorante, infortunato probabilmente nell'impatto col terreno, deve essersi infortunato di una spalla, ecco vedete che porta la mano destra proprio nella zona dolorante, sulla spalla sinistra. Ecco, vedete che c'è proprio un intervento nettissimo da rigore, Maldini lo aveva saltato con un colpo sotto, la palla aveva superato il giocatore Ramirez, l'arbitro avrebbe sicuramente potuto concedere il calcio di rigore. Baresi, Gullit emette, vedete, volontariamente la palla in fallo laterale per permettere a Filippo Galli di entrare sul terreno di gioco. Monson alle prese con il nuovo entrato Galli. Ancora Monson, buono il suo lavoro, palla per Samaniego che va al tiro, la respinta di Battagli e poi c'è Amarillian fuori gioco, ma c'è anche un intervento falloso ai danni di Donadoni. Grande conclusione questa di Samaniego, giocatore rapidissimo, ecco lo vedete inquadrato, giocatore che ha realizzato 7 gol nella Coppa Libertadores, per rispettare la trappola del fuorigioco. Baresi in posizione regolare, Tassotti che arriva dall'elettrovia, messo giù bene la palla, parte il cross, attenzione, una respinta, Rijkaard, batte Rijkaard, la palla termina di poco lato. Una conclusione di Frank Rijkaard da buona posizione, Frank Rijkaard che è stato l'uomo che ha chiuso le partite del Milan nella Supercoppa realizzando il secondo gol contro la Sampdoria giovedì scorso e che ha realizzato il gol vincente contro il Lecce in campionato, perché vedete che mette giù la palla bene, va al tiro. La palla termina lato, circa un metro alla destra di Almeida, quando siamo esattamente al 29esimo minuto. Van Basten si libera molto bene di Ramirez, ancora Van Basten potrebbe duettare con Strappacale, cross a cercare Gullit, arriva Carbone e la palla, vedete, era diretta proprio verso la porta, la respinta di Suarez. Ci si risentiamo tra pochi secondi. Quarto calcio d'angolo per il Milan, batte Strappa, Tassotti. La palla è altissima, c'è un intervento di Fernandez, Galli sulla palla. Aspettiamo un altro cross, Gullit. Tenta il dribbling, un gioco di gambe, ancora un cross, vedete che si esalta il pubblico e Rijkaard mette in gol! Ancora lui, Frankie Rijkaard! Sul cross di Gullit, il colpo di testa di Rijkaard che ha sorpreso tutti, inizialmente aveva sorpreso anche noi, è sempre lui l'uomo partita, l'uomo gol, avevamo detto prima, un gol contro la Sampdoria in Supercoppa, un gol contro il Lecce, Frank Rijkaard che pareva non dovesse essere in campo in questa partita, ha messo in rete con un colpo di testa splendido che si è insaccato alla sinistra del portiere Almeida. Pallone che è terminato in fallo laterale, probabilmente l'arbitro si fa recuperare qualcosa e lo fa a causa di quanto è accaduto al 23esimo minuto del primo tempo a Paolo Maldini. E in questo momento l'arbitro decide di chiudere la partita, di chiudere il primo tempo, la prima frazione di gara. Il risultato è di 1-0, gol di Frankie Rijkaard che vedete inquadrato in questo momento, messo segno al 43esimo minuto. Inquadrato Ruud Gullit mentre tutto è pronto per la ripresa del gioco, vedete Donadoni e Van Basten che si soffermano a chiacchierare con l'arbitro brasiliano Raez, il Milan che riprenderà le ostilità, mentre diamo un'occhiata alle formazioni. Milan, ricordiamo, che ha sostituito per infortunio Paolo Maldini al 23esimo minuto del primo tempo con Filippo Galli,
sono costretti dalla pressione del Milan a questi rinvii in affanno i difensori della formazione dell'Olimpia di Asunción, difensori che si dimostrano più bravi allora che debbono costruire gioco piuttosto che quando debbono invece difendere. Una palla splendida per Carbone, Carbone va al tiro e la palla lambisce il palo, conclusione di Carbone dopo il passaggio di Costacurta, e Carbone che è andato al tiro, sembrava una conclusione senza speranze. Luis Cubilla non ha apportato delle variazioni al tema tattico della sua squadra, sembrava soltanto che nei primi minuti della ripresa, nei primissimi minuti, la squadra intendesse proporre delle azioni più elaborate, ma invece vediamo Van Basten in dribbling, ancora un altro dribbling, sulla sinistra per Stroppa, le prese con Cáceres, può andare al tiro, attenzione, attenzione, bellissima conclusione di Stroppa a girare con l'interno destro, ma il giro non è stato come nelle speranze del giovane giocatore rossonero. Palla buona per Van Basten, servito alla perfezione da Tassotti, Van Basten ancora, un dribbling ancora Van Basten, e c'è un salvataggio, la palla viene messa dentro da Giovannino Stroppa, gol di Giovannino Stroppa, l'avevo detto prima, in occasioni dei grandi appuntamenti al suo debutto, Stroppa mette sempre la firma alle vittorie del Milan. Gol di Stroppa dunque quando siamo al 17° minuto del secondo tempo, una grande azione di Tassotti che ha liberato splendidamente sulla destra Van Basten e poi un grande lavoro a rientrare di Marco Van Basten che sinceramente avrebbe meritato la soddisfazione del gol. Il gol è di Giovannino Stroppa che non ha avuto difficoltà a mettere la palla in fondo alla rete da pochissimi centimetri. Vedete Van Basten che entra in area, l'abile finta. E poi c'è la conclusione a colpo sicuro, sarebbe anche calcio di rigore, avete visto, e poi Stroppa che mette la palla in fondo alla rete. Cristóbal Cubilla, giocatore di 28 anni, sta per entrare in campo, mentre ancora Van Basten che si libera, sono in tre giocatori del Milan, vediamo il pallonetto, e palo, Rijkaard! Ed è 3-0 per il Milan, fa tutto Marco Van Basten, i gol li fanno gli altri. Ancora un'iniziativa con Marco Van Basten che ha messo un gol realizzando la terza rete, esplosione di tifo sugli spalti qui allo Stadio Olimpico di Tokyo e grandi abbracci per Frankie Rijkaard che ha realizzato la terza rete. Lo strapotere del Milan è incontenibile per questa squadra dell'Olimpia di Asunción, 20° minuto dunque 3-0. Vedete ancora Van Basten, dicevo prima che avrebbe dovuto tentare un pallonetto con colpo sotto, lo ha fatto, ha colpito il palo e poi si è avventato sul pallone di testa Frankie Rijkaard che ha segnato il gol del 3-0. Mentre vedete che la regia si sofferma con Frankie Rijkaard che con due gol all'attivo probabilmente si aggiudicherà anche il premio finale, cioè la Toyota Cup destinata al miglior giocatore, anche se due dei tre gol, vediamo questo colpo di testa di Amariglia ed è traversa, è una partita che si regala grandissime emozioni, ma c'è stata anche la deviazione di Pazzagli. Ancora Amariglia contro Pazzagli al 22° minuto, palla dunque che è stata deviata sulla traversa dal portiere rossonero. Ancora una grande mischia nell'area rossonera mentre riparte il Milan con Gullit travolgente, inarrestabile, Gullit davanti a Suarez, quattro giocatori del Milan, la palla per Donadoni, arriva in posizione di tiro, va al tiro, para Almeida, pensate sono cinque giocatori del Milan in area, Stroppa non se ne avvede e la palla termina oltre la linea di fondo, ma dovrebbe essere calcio d'angolo che vedremo tra pochi istanti. Parte Van Basten, Baresi è in fuorigioco, giustamente vedete Van Basten è costretto a frenare la sua iniziativa, la prima idea era quella di servire Baresi, ma la posizione di offside del capitano non ha consentito a Van Basten giustamente di effettuare il passaggio. Prova l'attacco, la formazione paraguayana con questa botta di Samaniego, ben sventata ancora una volta da Pazzagli. Gullit, Rijkaard, c'è Van Basten sulla sinistra, arriva la palla in posizione regolare, ecco Van Basten e questa volta la parata del portiere Almeida. È un Milan che sta sprecando ghiotte opportunità per arrotondare ulteriormente il bottino. È già scaduto da 12 secondi il 45° minuto, probabilmente ancora un corner da battere e poi la fine decretata dal direttore di gara. Il Milan sale ancora sul tetto del mondo, sta per laurearsi campione del mondo a livello di club, ma non è finita l'azione. Costacurta, Baresi, lancio lungo a cercare Gullit, colpo di testa di Fernandez, sulla palla è Costacurta. L'arbitro dice che è finita, il Milan vince la Coppa Intercontinentale ed è campione del mondo per la seconda volta consecutiva.
due anni splendidi per il Milan, che ha vinto nell'ordine, partendo dal 1989, Coppa dei Campioni, Supercoppa e Coppa Intercontinentale, e quest'anno si è ripetuta ancora Coppa dei Campioni, ancora Supercoppa e ancora Coppa Intercontinentale.